Allora ragazzi, a distanza di circa quasi un anno, quindi la prima stagione invernale fatta da Thomas e anche da Francesca, ti faccio parlare con loro così vedi chiaramente se la cosa è andata bene, se non è andata bene, quali sono stati i risultati e poi se ti ricordi, perché il video è uscito circa un mese e mezzo fa, il tuo video che è uscito, questo ambiente era totalmente diverso. E il pazzo qua, la donna che lo ha sopportato nella sua pazzia, ha praticamente rivoluzionato la casa. Abbiamo isolato la caldaia, quel posto rimane sempre caldo quando la caldaia è in funzione. Ha fatto un piccolo studio che rimane caldo anche quello. Caldaia. Adesso te li porto e te li faccio vedere. Contentissimo perché nel periodo più freddo stiamo scaldando due appartamenti veramente grandi e con una dispersione termica importante. Siamo sui 2,5 sacchi al massimo di consumi. Aspetta, perché in tanti mi state iniziando a scrivere, dacci dei valori abbastanza concreti, Ugo, quindi più o meno quanto grandi sono gli appartamenti, Francesca? Più o meno, o 70 Thomas? 70 metri quadri? No, il nostro, il nostro è quasi 100, giù da basso quello che stiamo scaldando siamo sui 70, sì, sarebbe okay. Più grande, ma è tagliato a metà, diciamo. Radiatori? Radiatori più o meno il numero, te lo ricordi? Siamo 11 radiatori. Totali? Totali, piano sopra e piano sotto. Sì. Ok, e siamo a Rieti. A Rieti, no, siamo a 1000 metri nel ridente Trentino. Temperatura d'inverno si fa un po' sentire. Sì, anche se questo inverno è stato un po' anomalo, cioè come calore, però no, noi soddisfattissimi. E poi, guarda, caricavo la stufa mediamente una volta ogni 5-6 giorni, dunque l'autonomia è bella importante. Ma siccome hai risaputo che noi uomini non contiamo niente, voglio che Francesca, anzi chiedo a Francesca se conferma o meno. Assolutamente. Come ti stai trovando? No, molto comodo il sistema, anche abbiamo messo dei termostati per regolare la temperatura e far sì che si regoli e si programmi in maniera autonoma, per cui comodissimo. E poi soprattutto ho ricavato, Thomas mi ha costruito un piccolo studio che serve per le videoconferenze, di cui non possiamo fare a meno ormai. E quindi adesso, se volete, ve lo facciamo vedere. Certo che sì. Ha fatto veramente un gran lavorone sti due qua. Sì, vero, io. Quindi prego. Ci siamo. Vabbè, qua serve anche ad asciugare i panni. E questa è la sala caldaia che, senza termosifoni né nulla, onestamente è sempre calda, compreso lo studietto che abbiamo fatto, abbiamo ricavato. La chicchetta che si sono creati, tutto quanto lo hanno fatto loro, quindi... Si vede. Bello, no, nel senso che è tutta idea loro e anche il materiale fatto da loro. Panoramico. Ecco, panorama. Mozzafiato, però rimane sempre caldo senza radiatori grazie alla stufa, dunque noi sotto i 19 gradi non è mai andata questa stanza senza scaldarla, cioè nel senso tutto di riflesso della stufa, sempre veramente calda e comoda perché non ci rompe le scatole nessuno. Però l'idea, ha avuto veramente una grandissima idea. Caldaia, eccola qua, se te la ricordi. Ma adesso è tutto fermo tranne il circolatore del riscaldamento, puffer caldo, 75 gradi parte alta, 68 parte bassa, la caldaia 80 gradi. E anche i pannelli stanno funzionando. Ah sì, pannelli sopra, come vedi, 71 gradi e sotto nella parte bassa, ok, rileva la temperatura del puffer, 67. E questo riprova che anche oggi è il primo di marzo, sì. L'impianto solare integra. Il circolatore, come vedi, è attivo, sta girando e tutto quanto poi si ripercuote in quelli che sono i consumi e le prestazioni dell'impianto. Ha iniziato a scaldare, guarda, ti dico, perché il 20 di febbraio abbiamo iniziato a produrre acqua calda, solo con i pannelli. Pensa te. Sì, sì, il 20 di febbraio di quest'anno, logicamente. Beh, guarda, io sono contento di ritornare anche qua da Thomas e Francesca e vedere che tutto funzioni. Il puffer, come vedi, rispetto a una situazione normale, a quel tempo l'avevamo maggiorato di parecchio, proprio perché le distanze tra questa sala termica e dove sono i collegamenti principali c'era un po' di strada e per arrivare all'appartamento sotto c'era ancora strada, per cui si doveva avere un punto di partenza abbastanza, un volano termico abbastanza importante per sopperire poi alle perdite di carico. Sfiatini messo nel punto giusto. Le cose che servono sempre, quindi la valvola termostatica dell'acqua sanitaria,
defangatore, il vaso espansione, ok, e poi il carico automatico. Anche qua, lavoro che avevano fatto i ragazzi, nulla da dire, veramente ottimo. No, è stato fatto talmente male che ho disturbato Ugo per fare lo stesso lavoro in montagna, dunque cioè, mi sono trovato troppo male per richiamarlo. Insomma, così è, onestamente, così è. Grazie, e io le ringrazio doppiamente per la fiducia e tutto quanto. Poi, quando ritorno dalle persone, vedo che sono contente, è quello che mi carica ancora di più. Grazie ragazzi. Grazie a te, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!